chiusosi nel 2008, da dopato correva in 9,99, oggi si ferma a 10,24. Attenzione anche a Daniel Bailey da Antigua, 9,97 il suo stagionale, 9,91 corre in corsia numero 2. Telecamere indugiano sul confronto Carter-Zaccari, ma in corsia numero 2 è più probabile che sia Daniel Bailey l'uomo da tenere più sott'occhio, a vedere in corsia numero 2. Poi al suo fianco Carter, che parte bene e ora è rilassato nella fase lanciata. Bailey e Carter con facilità, i primi due sono loro, e poi abbiamo visto un Zaccari completamente tagliato fuori fin dai primi metri. Nesta Carter vince con facilità questa serie davanti a Danny e Bailey, i due compagni d'allenamento di Bolt, guasconi come lui. Almeno Bailey, lo vedete, si diverte molto a scherzare sui blocchi, a dimostrare tutta la facilità a gestire la pressione nei momenti più importanti, proprio come Bolt. Daniel Bailey, classe 86, e Nesta Carter, classe 85. Come detto, due dei principali avversari di Usain Bolt, che tra poco vedremo impegnato. Vedete quanta facilità rispetto agli altri. Si gira Bailey, si gira Carter, si era girato già prima, e conquistano una facile qualificazione per la semifinale di domani. Li rivedremo sicuramente Nesta Carter, che farà parte anche della staffetta giamaicana, che punta ad un nuovo successo dopo Olimpiadi e Mondiali. Eccolo, Bailey e Carter per il terzo posto. Andiamo ad attendere quello che è il risultato ufficiale. Potrebbe avercela fatta il lituano Sakalauskas. Come si chiama? Sakalauskas. Bravissimo, che pronuncia perfetta. Allora, questa inquadratura suppone che si passi ad un'altra specialità. Vediamo. Dove andiamo? Invece in prima corsia attendevano evidentemente il photo finish per spareggiare, per dividere Aziz